è la prima iniziativa che va nella direzione di riprendere in presenza e in sicurezza. Infatti abbiamo prestato particolare attenzione al rispetto delle distanze, però è un grande segnale per pensare da questo momento in poi, e in modo particolare dalla prossima settimana che riprenderanno le lezioni in presenza, ovviamente verranno anche trasmesse in streaming, proprio per ritornare gradualmente alla normalità. Ce n'è un grandissimo bisogno. Io ricevo tante mail dagli studenti, sono i primi a desiderare di tornare. Non ne possono più di stare a casa. Quindi davvero l'università è il luogo delle relazioni, la lezione in presenza è il cuore pulsante. Quindi eventi come questi, come dire, danno un segnale per riprendere. Io sono molto contento perché l'evento di oggi, che mi è stato proposto, La strada bianca, poesie di Silvia Cecchi e dipinti di Oliviero Gesseroli, appena ne abbiamo parlato, abbiamo detto lo facciamo immediatamente, e dico solo due cose perché poi non voglio sottrarre il tempo invece agli autori e ai colleghi che invece in maniera molto più attenta, competente, potranno portare un contributo significativo per meglio comprendere, diciamo, ecco, l'evento e la bellezza delle cose che questa sera ascolteremo. Dico solo due cose. Ieri ho ricevuto una telefonata di una collega che era dispiaciuta di non partecipare oggi all'evento e mi ha detto con una certa sorpresa: ma come, il dottor Oliviero Gesseroli dipinge? E ha detto: guarda, questa è una cosa molto bella, perché qui siamo in Urbino, la culla del Rinascimento, e lei mi ha detto: ma sai, pensavo la stessa cosa. Quindi davvero sono cose molto piacevoli che in un qualche modo sottolineano anche l'aria che si respira in questa città. Invece, parlando della dottoressa Silvia Cecchi, che ovviamente magistrato, la sua attività principale è questa, ma poi c'è un'altra cosa che voglio ricordare. Due anni fa è stato possibile avere la presenza di un violinista che viene ritenuto il più grande al momento, almeno in Russia, ma non solo, Simonian. Ci fu un evento nell'aula magna del rettorato, credo che non ci eravamo mai incontrati, forse era stata la prima volta, ci stavamo avviando insieme anche al presidente del tribunale, Massimo Di Pato, insieme a lei, e lei con molta diciamo discrezione mi disse: sono molto attenta e interessata ad ascoltare i brani che erano in programma, e mi ha fatto riferimento a mia figlia violinista. Io vi devo confessare che da quel momento fino al termine del, diciamo, di questo concerto, in me era viva un'apprensione, perché ho detto: speriamo che vada tutto bene, perché lei me ne parlò con molta delicatezza, ma anche con una certa autorevolezza, proprio legata a questo. Invece poi, grazie a Dio, è stata una cosa bellissima, tant'è vero che la dottoressa Cecchi fu così gentile di mandare anche due righe per testimoniare, che io conservo con tanto piacere. Questo per dire, allora, il nostro territorio, la nostra società è ricca veramente di tante risorse, anche se poi magari nella realtà si è chiamati ad impegni professionali distinti, poi ecco emergono queste perle che in un qualche modo arricchiscono, stimolo, danno aiuto, ma soprattutto davvero mi sembra un viatico per riprendere in sicurezza, ma soprattutto verso la normalità. Quindi grazie molto di aver accolto questo invito e grazie ai nostri due relatori, il professor Rossi si è ritrovato, che in un qualche modo poi Salvatore si è preso cura di coordinare un po' tutta l'attività, e a Tiziano Mancini che ha curato, diciamo, tutti gli aspetti. Quindi grazie, e sono certo che sarà un momento davvero significativo. Grazie, grazie al magnifico rettore. Aggiungo solo che è bello che sia questo palazzo a dare di nuovo la possibilità all'università e alla città di ritrovarsi assieme.
Ricordo che martedì ci sarà un'importante inaugurazione di una mostra dedicata a Carlo Bo e al Palazzo Ducale, quindi questo trait d'union fra Palazzo Passione e Palazzo Ducale sarà proprio estremamente ricco di significati simbolici e di riferimenti a un rinascimento che sarà anche contemporaneo. Io adesso do la parola al dottor Roberto Rossi, presidente dell'associazione Mons Abbatis, che introdurrà questa giornata. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per questo saluto e per questa accoglienza da parte del Rettore a nome di tutta l'Università e grazie a Silvia e a Oliviero per questo invito inaspettato. E devo dire che all'inizio di quest'anno, quando mi è arrivato fresco di stampa questa plaquette, questa raccolta di poesie e di opere pittoriche, ho avvertito ancora una volta immediatamente la preziosità di certe presenze e la preziosità di certe amicizie. Credo che sia un grande dono avere degli amici così come Oliviero e Silvia, e soprattutto in tempi come questi, dove spesso ci sentiamo come oppressi, sopraffatti da mille preoccupazioni, da mille timori, dove non c'è tempo per niente, per nessuno. Ma d'altra parte mi viene da pensare che quando mai ci sono stati tempi diversi da questi, quando mai l'uomo non si è fatto sopraffare, non si è lasciato trascinare dalle preoccupazioni del proprio quotidiano, anche in secoli di vita dove i ritmi delle giornate, i ritmi del quotidiano probabilmente erano anche molto diversi rispetto ai nostri. Mi viene in mente Dante che in apertura dell'undicesimo canto del Paradiso, quel canto in cui poi riceverà da Tommaso d'Aquino il grande elogio di Francesco d'Assisi, proprio all'apertura di quell'undicesimo canto Dante si scaglia contro l'insensata cura dei mortali e i difettivi sillogismi degli uomini che li conducono sempre dietro a cose vane, dietro a occupazioni così, dietro ogni forma di affare e di potere lecito e illecito. E quindi non pensiamo che gli uomini di ieri abbiano vissuto dei giorni meno carichi, meno angosciati dei nostri. Io penso che sia proprio dentro l'animo dell'uomo la radice di questo difettivo sillogismo, come lo chiama Dante, che ci fa sempre smarrire così disperatamente dietro delle cose inutili, degli inutili affanni. E allora penso, dicevo, che sia davvero di grande conforto scoprire che oggi, ancora oggi, c'è al mondo chi è capace di fermare e di sospendere questo difettivo sillogismo, di fare un po' di vuoto attorno a sé e di dare ancora vita a quel piccolo o grande miracolo che è la poesia. Queste sono poche pagine messe insieme così, con tanta spontaneità, non per questioni di visibilità, non per partecipare a qualche concorso artistico, qualche concorso letterario, non per avere un qualche profitto, un qualche guadagno, ma delle pagine messe insieme così in totale libertà e composta come puro atto di bellezza. E questo libretto nella mente di Silvia e di Oliviero voleva essere solo questo, voleva essere un piccolo omaggio, un piccolo dono, un piccolo pensiero da dare agli amici all'inizio dell'anno, così come un augurio, una speranza per il futuro, un sentimento di affetto e di vicinanza. E questi io penso che non siano sentimentalismi, tutt'altro. Qui andiamo proprio, a mio modo di vedere, al cuore, al nocciolo della questione poetica, perché la poesia, sia quella che scriviamo a parole, sia quella che condensiamo in una pagina o che componiamo con altri tipi di linguaggi, la poesia è sempre un atto di fiducia e di simpatia verso l'altro.
E lo è anche quando questa poesia esprime un disagio, quando questa poesia esprime un dolore, esprime una disperazione. La poesia è sempre un tentativo di strapparci qualcosa di dosso e di gettarlo lontano, è sempre un tentativo di costruire questo ponte, un ponte tra noi e qualcuno o qualcosa anche, che se non possa in qualche modo salvarci, almeno possa salvarsi da questa distruzione, da questo dissolvimento generale a cui sembra andare incontro ogni cosa intorno a noi. E io credo che nel momento in cui manca questo, in cui mancasse tutto questo, questa volontà di condivisione, questa ricerca dell'altro a cui parlare, a cui gridare, a cui esprimere e lasciare qualcosa di noi, nel momento mancasse tutto questo, mancherebbe l'input, mancherebbe quello stimolo iniziale verso qualunque tipo di creazione e verso qualunque tipo di poesia. E allora è bello, appunto, dicevo, che questo abbraccio che loro hanno pensato per qualche loro amico, in questo contesto così importante, così nobile, abbia in qualche modo la possibilità di raggiungere anche altre persone, altre sensibilità. Mi si chiede di dire qualcosa su questi dipinti di Oliviero. Beh, immagino che ci siano tante cose da poter dire, tante cose da osservare. Devo dire innanzitutto che la trasposizione sulla pagina di questi dipinti, su pagine anche di una misura e di una pulizia come quelle che vedrete all'interno di questo libretto, la trasposizione della pagina su una pagina di un dipinto poche volte rende giustizia all'opera stessa. Alcuni giorni fa ho avuto modo di vedere dal vivo appunto queste opere, di questi dipinti di Oliviero, questi dipinti che Oliviero ha selezionato per inserire dentro questa raccolta, e sono stato colpito dalla delicatezza, dalla finezza e al tempo stesso dall'intensità di queste opere. Una preziosità che da queste pagine potevo solo in qualche modo intuire. Sono dipinti che per essere apprezzati devono essere assolutamente visti dal vero, ed è per questo che ho un po' anche insistito, e me ne scuso con Oliviero per questo atto di forza che ho fatto, perché conosco anche un po' il suo animo, il suo carattere così schivo a queste ostentazioni. Ho insistito con lui perché appunto questa sera volesse mostrarcene almeno qualcuno di queste tavole. E sono contento perché ha portato qui, in questo tavolo dove potrete poi anche vederle da vicino, delle opere, le due opere che a me colpiscono e affascinano di più di questa piccola raccolta. E una è la bellissima collina marchigiana alla vostra sinistra, e l'altra è appunto la Strada Bianca, che poi è anche il dipinto che viene in qualche modo ripreso dalla copertina e che dà un po' il titolo e anche un po', a mio modo di vedere, il senso a tutta questa piccola, questa opera. E per il resto penso che queste opere di Oliviero si affianchino alle poesie di Silvia in modo del tutto spontaneo, in modo del tutto naturale. Si avverte proprio come tra loro ci sia una bella amicizia, come ci sia una bella consonanza umana, spirituale, intellettuale. Lo stesso modo di porsi davanti alle cose, lo stesso modo di guardare, lo stesso modo di sentire, per utilizzare un'espressione che utilizza Silvia in una di queste sue poesie, lo stesso modo di scivolare leggeri sul pelo della vita. In questo tempo che non è un tempo né mitico né storico, ma è un tempo tutto fatto presente, un tempo tutto volto a scoprire la fugacità, la provvisorietà dell'attimo presente. Un tempo che ha sempre un doppio volto. Lo scoprirete leggendo anche questi versi. Da un lato scivola sulle cose, scivola senza sosta e quasi senza lasciare effetto,
come quasi passa un'ombra su un muro, e dall'altro invece agisce lento, spietato, silenzioso sulle cose, sui volti, sui luoghi, su tutto quello che ci circonda. Ed è bellissima e appropriata a questo proposito la ripresa che Silvia fa proprio in apertura di alcuni bellissimi versi di Antonia Pozzi, versi scritti dalla giovane poetessa milanese nel maggio del 35, pochi anni prima di voler concludere così tragicamente la sua vita. E questi versi sono tratti appunto dalla poesia intitolata Tempo, che dice: «Mentre tu dormi, le stagioni passano sulla montagna, la neve in alto struggendosi dà vita al vento. Dietro la casa il prato parla, la luce beve ore di pioggia sui sentieri. Mentre tu dormi, anni di sole passano fra le cime dei larici e le nubi». E Silvia scrive in una postilla a questa sua poesia, dove riprende appunto questi versi di Antonia Pozzi, dice: «Quell'avverbio mentre mi si è impuntato dentro per anni, mi è rimasto dentro per anni quasi come un groppone». Ma mentre per Antonia Pozzi questo sentimento del tempo che passa, che trascorre, questo significato tra l'altro da questa bellissima immagine degli anni di sole che passano tra le cime dei larici e le nubi, bellissimo, mentre tutto questo sentire appunto universale nell'anima di Antonia Pozzi porta a uno smarrimento, porta ad un disorientamento, a uno spaesamento totale, Antonia è terrorizzata da questa estrema fugacità delle cose che scontra, si scontra ogni giorno, cozza ogni giorno con questa sua troppa vita. Lei dice questo: troppa vita che sente di avere dentro di sé, troppa vita che sente di avere nel sangue, con questo suo desiderio di stabilità delle cose, delle relazioni, degli affetti. E in Silvia, al contrario, questo invece, questo fluire del tempo, anche se ha poi delle conseguenze devastanti sui singoli, Silvia lo avverte come una sorta di respiro dell'universo. Un respiro dell'universo da cui ricava, appunto, mi pare di vedere piuttosto una sensazione di pace, una sensazione pacificatrice. Ora io non vorrei entrare su delle tematiche, in delle questioni specifiche che poi il professor Ritrovato avrà modo eventualmente di approfondire anche con più competenza e con più completezza di me. Dico solamente questo per dire che io questo respiro, questo sentire universale che trovo appunto nei versi di Silvia, li trovo poi anche nei dipinti, perfettamente corrisposti nei dipinti appunto di Oliviero. In questi giorni ho passato e ripassato più volte il percorso artistico di Oliviero, che è vasto e che anche lui sta cercando di mettere insieme, di rivisitare attraverso un catalogo delle sue opere a cui sta pazientemente lavorando. E io credo che queste ultime opere, questi piccoli dipinti, queste piccole finestre che vedete non superano quasi mai più di tanto il palmo di lato, accompagnino, come ho detto, e completino in modo straordinario appunto lo sguardo poetico e il verso poetico di Silvia, ma siano anche le opere più dense, le opere più mature, le opere più complete forse che Oliviero nel suo percorso artistico ha generato, perché costituiscono una sorta di condensato autobiografico. Dentro questi paesaggi che spaziano dal nostro Adriatico a queste belle colline Urbinati, le colline del Montefeltro, dentro questi paesaggi mi pare che ci sia un po' tutto Oliviero e tutto quello soprattutto che Oliviero ha sperimentato in questi anni.
C'è ovviamente tutto un sapere, tutta un'assimilazione di tecniche, di insegnamenti che Oliviero ha ricevuto. Nello sguardo che si libera queste finestre, ad esempio, non possiamo non riconoscere lo sguardo di certi grandi maestri, ad esempio, della scuola del libro. Non possiamo più in generale riconoscere certi percorsi della pittura Urbinate. Non possiamo non pensare, lo dico qua, alla grande lezione di Carlo Ceci, una delle presenze che mi pare poi abbia più inciso nel percorso umano, nel percorso artistico di Oliviero. Ma oltre a questo mi sembrerebbe in qualche modo riduttivo adesso fare dei nomi specifici e legare, diciamo, questo respiro, questo sguardo che Oliviero rivolge alla realtà, rivolge alle cose che lo circondano, legarlo a dei nomi particolari. Perché dentro poi c'è anche tutto uno sforzo personale, una ricerca intima, caparbia e al tempo stesso sempre molto controllata, una ricerca che procede anche attraverso l'utilizzo di materiali e di tecniche che sfuggono un po' a una classificazione tradizionale, a una definizione tradizionale. Oliviero lavora sovrapponendo degli strati, tantissimi strati alla superficie bianca del cartoncino, del foglio o della tela, e quindi numerose velature, acquerellature, incerature, stesure a palmo del colore addirittura, e tutto questo lui lo ripete fino a quando non ottiene appunto l'effetto desiderato. Alla base, se potete vedere poi avvicinandovi anche, troverete sempre un segno, che è un segno, chiaramente un segno incisorio, che talvolta è utilizzato per dare degli effetti di chiaroscuro, altre volte invece è utilizzato per dare una trama, per dare una sintassi grafica ai diversi corpi del dipinto, sulla quale trama poi Oliviero deposita tutta questa componente materica, quasi geologica, e che poi non è altro che quella terra, quel keramos, che appunto nella formazione universitaria prima di Oliviero e poi anche nell'esperienza ceramica ha avuto tutta una importanza, una valenza appunto davvero enorme. Un materiale che Oliviero quindi dal punto di vista tecnico anche conosce bene, in tutte le sue componenti e in tutte le sue relazioni chimico-fisiche, e che dunque è un materiale che lui sa ben gestire, ben manipolare, quindi è in grado di compattarlo o addensarlo, oppure è in grado di stemperarlo fino a renderlo di una quasi di una rarefatta impalpabilità, renderlo vaporoso. E infine c'è questa componente cromatica, un cromatismo che, se in certe opere precedenti era una esplosione, era una deflagrazione, una frantumazione del colore in mille pezzi e in mille componenti, in questi dipinti, questi intagli cromatici danno luogo piuttosto ad una ricomposizione, danno luogo piuttosto al raggiungimento di un equilibrio, danno piuttosto luogo ad un'armonia delle forme e dei colori. E questa armonia di forme e di colori Oliviero la ottiene, la riacquista, diciamo così, nel segno del paesaggio. Un paesaggio che è un paesaggio al tempo stesso sia interiore e anche un paesaggio memoria, che è memoria di luoghi fisici, di luoghi reali, anche se ovviamente sublimati dal ricordo, dalla memoria. Sono luoghi apparentemente deserti, spopolati, senza altri segni di vita se non quelli appunto del paesaggio, dell'ambiente naturale. Un paesaggio dove in un primo momento l'uomo sembrerebbe
non esserci, sembrerebbe che se ne sia andato, scomparso quasi improvvisamente. Viene da pensare a quel magnifico e tremendo romanzo apocalittico di Guido Morselli, Dissipatio HG, HG sta per Humani Generis, no? La dissipazione, cioè la volatilizzazione del genere umano, appunto un romanzo in cui a un certo punto questo genere umano scompare nel corso di una notte e al mondo non rimane che la natura, che finalmente incontrastata, senza più l'oppressione umana, diciamo, riprende a fare prosegue incontrastata il suo corso. Potrebbe sembrare così, ma invece così non è. In realtà in questi dipinti questa solitudine è una solitudine in realtà carica di presenze. I segni della presenza dell'uomo, dell'umanità, li possiamo scorgere in tanti particolari, in quella strada bianca appunto che dà anche il titolo alla raccolta, che corre tra i campi, in un angolo di casa. Qui non possiamo vedere, però lo troverete tra le pagine, appunto, in quella piccola striscia di campo coltivato che si vede all'orizzonte, e forse, perché no, possiamo magari anche pensare, immaginare che tra quelle pieghe di quelle dolci colline all'orizzonte, appunto, di quei paesaggi, la vita possa in qualche modo continuare a palpitare, continuare ad aspettarci. E questo conforto, appunto, il conforto di questa presenza umana, il conforto che questa presenza umana può offrire, lo ritrovo molto, per tornare anche alle poesie, lo ritrovo molto anche nei versi di Silvia, in tutte le sue poesie, non solo quelle di questa raccolta, in particolar modo in queste di questa raccolta e tra quelle di questa raccolta in due poesie autunnali. Mi pare che sia l'ottava e la nona poesia, che sono suggestive, molto suggestive, e credo che siano ancora più suggestive in questi giorni dell'anno. La prima, adesso la ritroviamo, è intitolata appunto Fine settembre, è una poesia di ambientazione adriatica, cittadina, pesarese se vogliamo, è una poesia dove dopo questa accecante stagione del mare e della spiaggia c'è tutto un ritemperarsi dei colori, tutto un ritemperarsi della luce, un rientrare della luce nelle cose, tra le persone, tra le case, tra le parole della gente, dice Silvia. Insomma, una poesia dove sentiamo tutto il gusto e tutta la voglia di tornare dopo la stagione della distrazione, dopo la stagione della dispersione, di tornare anche al conforto e al calore della vita con gli altri e della vita tra gli altri. E poi c'è, questa è la prima, e l'altra poesia è quella successiva, è appunto la nona, è una poesia intitolata Cose d'autunno, è una poesia forse più collinare, più agreste, diciamo così, rispetto alla precedente, ma è, a mio modo di vedere, così bella, così calda, che se permettete io vorrei leggervela e così concludere questo mio intervento. Cose d'autunno. Così dolci le cose dell'autunno, le mele ruggine, i cachi, le giuggiole, il mosto e il pane che si fa col mosto e l'uva passa, la resina che cola limpida alle cortecce, l'acqua ferma dei fossi, lo scrollare delle foglie sui rossi viali del mare. Così dolce è l'odore delle zolle, l'oro del tramonto nei solchi di fango polverosi, negli orti incolti, lungo una stretta via della periferia, la dolce linea del colle che mai del tutto scompare, così come nella memoria i volti.
Grazie. Grazie. Dopo questa splendida introduzione, mi corre l'obbligo di ricordare che quest'opera preziosa in 200 esemplari è stata realizzata dall'Associazione Culturale L'Arte in Arte di Urbino, che pubblica periodicamente quaderni di viva arte come questo, ma anche degli approfondimenti sempre affascinanti e sempre molto utili per ogni volta puntualizzare su quelli che sono momenti della cultura urbinata, e di questo penso sia giusto ringraziarli. E ringraziare anche Susanna Galeotti, che ha fatto il progetto grafico di quest'opera. Adesso do la parola al professor Salvatore Ritrovato per entrare nel vivo. Io ho bisogno di sedermi perché ho un po' di... Perfetto, tanto il microfono è solo per... Sì. Ah no, allora alzo la voce. No, perché lì è possibile lo streaming, quindi... Ma io ho bisogno di fare una... Bisogna di tenere un... Ah, si può allora? Ma aumenta la voce? Benissimo. Comunque posso anche alzare la voce, si sente fino in fondo? Benissimo. Allora io sono, intanto complimenti a Roberto, ho fatto una bellissima presentazione e così come mi aspettavo del resto, perché ci conosciamo da un po' e ho subito potuto apprezzare le sue qualità, e ha detto già delle cose che io non avrei voluto dire, perché detto, sicuramente le dirà Roberto. La cosa che volevo dire appunto era già di entrare nel libro, perché quando è venuta, quando ci siamo incontrati una settimana fa, 10 giorni fa, non mi ricordo, con Silvia Cecchi, e lei è venuta e mi ha portato un bel po' di materiale. Io ho cominciato a sfogliare i materiali dal 1982, abbiamo avuto una lunga e bella conversazione, e la sua captatio benevolenza è stata quando mi ha detto, mi ha confessato, io sì, studiavo giurisprudenza a Pavia, però andavo agli incontri con i poeti e ho incontrato e conosciuto Vittorio Sereni. Allora, siccome ho un debole per Vittorio Sereni, mi sono subito, come dire, si è accesa la lampadina. E questa amicizia breve, poi lei ha detto anche che ha delle lettere, che Sereni ha apprezzato i suoi testi, che era impredicato di uscire addirittura per l'Almanacco, allora l'Almanacco era una cosa seria, adesso per fortuna ha chiuso, e poi tra l'altro ha pubblicato anche questa placchettina, questa è una placchettina del 1982 che io ho lì per lì subito ovviamente adocchiato, sfogliato mentre si parlava, e mi sono accorto della qualità dei versi, ovviamente se ne era accorto Vittorio Sereni a maggior ragione non posso che riconoscerlo. Quindi ho detto, ma qua mi sa che più che parlare della placchetta, per la quale ci penserà sicuramente Roberto, io potrò risvolgere il filo sulla base di quello che mi ha dato. Però Silvia, non so se ha ancora altro materiale. Tantissimo, non però quello nei cassetti, quello almeno l'ho recato, no, perché nei cassetti immagino altrimenti qui si va. Allora io ho pensato, proprio ho messo in fila in ordine cronologico tutto quello che lei nel tempo ha pubblicato, e ho cominciato a cercare anche un filo rosso per arrivare appunto alla Strada Bianca. Bene, io quindi presenterò in qualche modo Silvia Cecchi, ora ti chiamerò Silvia se tu sei, visto che Roberto ha chiamato Oliviero, dov'è Oliviero? No, vedo più. Ah, no, no. Allora, allora, i primi versi, io addirittura mi sono permesso anche di, sulla base sempre di quello che tu mi hai dato, di vedere come una sorta di fasi, se si può dire così, no? Di una sorta di periodizzazione. La prima mi è piaciuta molto, una espressione che tu hai usato nel Ariete con da capo, che è questo libro, che credo che devo restituirti, vero? Questo, perfetto. Perché ha tanto di dedica, sì sì, restituisco tutto. Allora, qui dici praticamente, c'è una bella introduzione di Davide Arniani, tra l'altro c'è anche una introduzione di una poetessa di Monte Labate, l'Anna Teresi, no forse in un'altra quella lì, sbaglio? No, è questa, Anna Teresi Albanesi Vichi. Poi c'è Davide Arniani e poi dici delle cose molto interessanti, Silvia. C'è un certo punto, un po' ti, come dire, confessi un po' come è nato questo libro, un certo disinteresse per la poesia nata parola.
non ha l'interesse per la poesia che nasce come una parola, come testo, come letteratura, per la poesia colata, filtrata per così dire dall'alto, spremuta, sono parole che sarebbero piaciute sicuramente anche a Sereni, e non montante invece dal basso, parto della terra. Amore invece, questa è una sorta di dichiarazione di poetica, invece ricerca della poesia nativa, sorgiva, preletteraria, precognita, scaturita per generazione imperiosa, come ad attingere ad una forza creatrice naturale, ad una pianta, fede poetica e femminile, non so, ricercari. Ecco, ricercari è una parola che anche a me è un po' cara perché l'ho usata spesso durante la tesi di dottorato. I ricercari sono, si fanno delle, come dire, delle prove, no? Si cerca il motivo, si cerca la chiave, no? Delle prove musicali. Ecco, ricercare avrei dovuto titolare questi brevi testi come altri miei precedenti, imitazione del nome di una forma musicale rinascimentale d'origine strumentale improvvisata. Ecco, diciamo che questa prima fase è quella di ricercare. Allora, le prime poesie che qui sono pubblicate nell'82 in questa plaquette, tra l'altro che porta già delle illustrazioni, hanno il sapore proprio vivo, come dire, dell'amicizia e della frequentazione di Vittorio Sereni, ma vorrei anche aggiungere in quegli anni di Lengua, Gianni D'Elia, ecco, perché poi essendo pesarese, immagino da Gianni D'Elia si dirama tutta una serie di frequentazioni. E c'è per esempio una poesia, Appuntamento sul fiume, che forse tu mi avevi anche segnalato, che mi è piaciuto. Pensione. A me... Hai in mente di leggerla tu? Appuntamento sul... No, io pensavo Appuntamento sul fiume, così tanto per dare un po' un'idea. Ti vengo somigliando a poco, mentre dispero di me e adagio sale sull'acqua una vampa buia che mi strazia. Non c'è più spazio tra noi per la tempesta, ora muta lentamente la temperatura sul mio corpo a un variare dell'aria dolciastra. E tutt'uno la mia voce si sussegue nella tua e ai piedi fino a te profuma un odore d'erba pesta. Il desiderio è questa insensibile paura che non lascia traccia. Ma se dichiari un nome t'accorgi come subito scocca da me un suono per errore, non voluto scintilla un brevissimo fuoco dal giro trattenuto dei capelli frana una ciocca. Nulla hai dimenticato se t'avvedi come perde presa sul sasso la mia mano e accenna un dito quasi troppo divaricato. Di nuovo spetta a me, per timore o per amore, prima dell'ora eccede già il mio passo. Quale tu sei, sconosciuto, che mi aspetti, uguale a me ridondi ogni perduta forma, ti rompi sulle ombre come facile inganno della sera. Dunque non finisce in te questa elegia deserta, brulicante di cicale, seppure tu sei quell'unica figura costante nella memoria, allora non finiva in te la mia avventura, devo perdere ancora. Sono andato un po' veloce, chiedo scusa perché ho tante cose da dire, da leggere. Ecco. E questa prima fase, appunto, questa prima plaquette già riporta un'impronta chiara che poi nella poesia, nella raccolta successiva, un'impronta chiara, quella che si vive tra fine anni 70, inizio anni 80 in Italia, sono la famosa generazione, la terza generazione del Novecento, i poeti nati negli anni 10, Sereni, Bertolucci, Caproni, che poi saranno i maestri di tutto. Ancora di tutto il Novecento e ancora oggi sono i punti di riferimento che danno, come dire, a Silvia Cecchi, posso dire nata nel 55, che appartiene quindi a una generazione che si affaccia tra fine anni 70 e inizio anni 80 l'impronta, il passo decisivo. Ecco, la raccolta successiva invece è appunto il nome di questi ricercari, qui è come se tu sperimentassi una nuova via musicale, no? Una nuova via musicale, siamo nell'87, partecipi a un premio, vinci e hai il diritto di pubblicazione, non so se l'ho ricostruito bene, e la raccolta che ho in mano sono dediche, con un'introduzione molto bella, devo dire, di Adelelmo Campana, che mette in luce alcuni passaggi straordinariamente poetici. Ho stracciato diversi passaggi dell'introduzione di Adelelmo, ci ho ragionato sopra, non vi terrò molto su questo, però quello che mi preme, come dire, dirvi è come a un certo punto, se questo passo lento ancora cadenzato elegiaco, dice appunto in queste prime raccolta nella prima plaquette, diventa invece qui come una ricerca più
se posso dire così, aulica. Cioè, come se ci fosse una lettura, ora non so, mi viene da dire quasi di Zanzotto, di uno Zanzotto però degli anni 50, 70, quello di Vocativo, quello di Dietro il paesaggio, il paesaggio che poi diventerà centrale nella fase, quella che io dico, la più recente praticamente. E allora, per esempio, c'è una poesia, la prima, ad una chiocciola è una sorta di titolo, in verità epigrafe, una dedica, poi giustamente Campana dice sì, sono delle dediche, ma non sono delle dediche, sono delle dediche ideali, in cui questa cosa viene ben messa in rilievo, e lo stesso Campana infatti la cita. Dice, o tenue combinazione che si schiuma, o spettro, che lumeggi in un barbaglio smerigliato e la memoria irriga, sbarrato l'uscio non seppi altro di te più nulla, ma ti cercai nell'albume, rasciugato, nel sudore d'alambicco, ove si intriga un sogno, una sapienza, nell'ardore rattrappito di una culla. Vulnerabile non di meno nel tuo veto, se ti porto via un non nulla, un singhiozzo mio segreto, e tu inghiottito, per sbaglio, insieme al guscio. C'è un Montale anche, un recupero di Montale. Questo è, diciamo che il verso diventa più frantumato, diventa più corto, addirittura un verso come più nulla, come rasciugato, come ove si intriga, questo è molto montaliano anche, possiamo dire. C'è però molta natura, il giunco, la natura morta. Ora cito alcune poesie hanno dei titoli che appunto sembrano quasi delle dediche, appunto natura morta, spesso tra gli arnesi della vita, accanto al calendario, eccetera eccetera. La poesia si apre, come dire, se questa prima parte era si portava verso la relazione, ed è tipico proprio della poesia di Sereni, questa seconda invece di più verso il contatto con la natura. Poi continua, la raccolta, questa qui io non ho saputo ben classificarla, questa qui devo restituirtela anche? No, questa qui sì, no. Certo, no, perché è un'edizione stranissima, non è una autoprodotta, perfetto, autoprodotta si dice, in cui Silvia ha raccolto una serie di poesie, siamo nel 96, ecco, facciamo un salto di qualche anno, in cui ha raccolto un po' di poesie che sono rimaste fuori dalle due precedenti plaquette, con una scansione di sezioni, sulla quale poi forse dovrà tornare un po' a lavorare su queste poesie, perché non hanno un impianto, è una raccolta molto complessa, ma anche come una sorta di raccolta di lavoro. Raccolta di lavoro se paragonata alla raccolta successiva, Ariete con Da Capo, in cui tu dici giustamente, attenzione, queste poesie non riprendono, almeno io non ho fatto un controllo ma mi fido, non riprendono le poesie, queste qui, questa raccolta autoprodotta, sono invece state scritte nell'ultimo anno, Ariete con Da Capo, e sono pubblicate da un editore riminese, è quella che citavo all'inizio, cioè con l'introduzione della Albanesi Vichi di Argnani e poi con una sua nota introduttiva. Queste poesie, ora di queste poesie io l'ho lette, questa raccolta l'ho letta con grande attenzione e devo dire che forse è il punto, come dire, finale di un tragitto che tu stai compiendo, perché siamo alla vigilia di una nuova sperimentazione molto molto interessante, chiamiamola di una seconda fase. In questa raccolta ci sono poesie che hanno proprio, portano il timbro, il registro della sperimentazione. Ne cito una. Come una calla d'acqua dolce scivolai nella vertigine del mio calice profondo, come un sogno. Caddi in spire voraci fra lingue carnose, mi persi in lime viscerali, urlai tra cappi d'acqua, ma... È uno sperimentalismo, io sto sottolineando il ca, qua, il calice ancora, caddi, no? Calla, acqua, calice, caddi, carnose, cappi ancora, cheta, eccetera, che poi si scioglie improvvisamente verso la fine della poesia. Poi tastai vicino il tepore di una ascella viva, grazia di un risveglio e di una riva. C'è quindi una sperimentazione del suono. Silvia sta aprendo un altro fronte, che è quello proprio di una ricerca, di un raffinamento degli strumenti lirici. Se la prima
Plaquette andava in direzione di un discorso, come dire, più prosastico, però più molto caldo, affettuoso. La seconda invece operava un recupero della tradizione, a partire da Montale, poi Zanzotto e altri. Ecco, questa qui invece cerca proprio il recupero, come dire, di un'intimità lirica. Una poesia che a me piace molto, non so se tu avrai preparato delle poesie da leggere, però non da questa raccolta, perché ce l'ho io la tua, quindi non potevi. Ecco, una poesia che a me è piaciuta molto e che mi piacerebbe leggere è questa. Dicono il tempo un'illusione, ma è la nostra sola sostanza. Siamo dunque noi stessi apparenza, forse una finzione. Ma che io sappia, niente ci duole più di quest'ansia, più di questa vita che evapora con noi e di noi lascia un rimasuglio sulla secca di medusa sotto il sole che se ne va con la mondiglia. Questo discorso del tempo poi lo riprende, anzi lo riprende soprattutto negli ultimi 10 anni, diventa il discorso poi delle stagioni, stagioni come trascorrere del tempo naturale, ma anche del tempo ovviamente biologico nostro personale. Metto da parte allora le poesie, la raccolta di Ariete con da capo. Che succede? Allora, tra l'altro Arniani stesso si sofferma ancora qui nell'introduzione sulla vena, come dire, lirico-elegiaca, la sottolinea, ecco. Dice a un certo punto: è la poesia che sa calarci dentro le anse del proprio io per sfidare il confronto con se stesso e il mondo. Ma a questo punto succede qualcosa di nuovo, assolutamente nuovo, perché io qui ho due, tra le tante cose che mi ha dato appunto la Silvia, ho 3 testi in particolare che aprono, come dire, un fronte nuovo, ancora più sperimentale. A un certo punto Silvia si prova nella costruzione di testi drammatici, che Roberto conoscerà benissimo, immagino, anzi per me è cosa nuova, li ho letti negli ultimi 10 giorni. Il primo è Solo di donna, dedicato a Stamira, un personaggio storico o semistorico, insomma, c'è qualche testimone, medioevo, ecco, diciamo tra basso, no, più basso medioevo, sì, 1100-1200, abbiamo qualche testimonianza storica, un personaggio che è femminile, di quelli che si smarcano, come dire, ma non sono poi del resto pochi, nel medioevo stanno tipo Giovanna d'Arco, insomma, dalla consueta figura femminile, inerte, rassegnata, eccetera, ma quella che prende le armi, decide di guidare, no, i suoi Matilde di Canossa, è una coetanea di Matilde di Canossa. Ecco, questo cosa scrive Silvia Cecchi? Scrive un testo drammatico, drammatico nel senso che c'è il personaggio, ci sono diverse voci, per le musiche di Adriano Guarnieri e poi per la rappresentazione. Questo è uno. L'altro è importante, ancora più interessante, anzi forse direi, forse anche perché la scrittura diventa anche più matura, è Nell'alba dell'umano, processo a Costanza. Questo mi piacerebbe vederlo, però non so, è stato rappresentato, questi mi sembrano libretti di sala, giusto? Ecco, chi è Costanza? Non è Costanza d'Altavilla, sì, Stamira, siamo nel basso medioevo, ma Costanza è la moglie di Giulio Perticari. Io conoscevo Giulio Perticari, da italianista, non sapevo delle vicende della povera moglie, che all'indomani della sua morte fu accusata di tutto praticamente. Non le fecero il processo, ma ci mancò poco. Allora cosa fa? Sempre per Adriano Guarnieri viene immaginato, no, una sorta di processo. Ora non so come è avvenuta la costruzione con il testo musicale, il raccordo, eccetera, però Silvia immagina una sorta di dramma in quante scene, non le ho contate, sono 4 scene. Sì, 4 scene in cui si alternano versi e prosa. La prosa ovviamente quando
viene lo scontro verbale, no? E invece i versi, quando c'è una sorta di aria, di canto, ecco, di più che arie, noi uno immagina le ariette del dell'opera buffa, no, siamo proprio davanti a dei canti anche molto belli, ed è in genere Costanza quella che tiene il filo, come dire, della lirica. Costanza accusata di tutto. E allora perché sottolineo questi 10 anni di ricerca, diciamo, lirico-drammatica? Perché laddove Arniani individuava giustamente anche nella raccolta precedente la poesia che sa calarci dentro le ansie del proprio io, cosa fa invece Silvia? È come se, come dire, sterzasse, no? Dalle ansie del proprio io alle ansie dell'io di due personaggi femminili, Stamira e Costanza, nelle quali ciascuno di noi, dico di noi, anche uomini, ciascuno di noi può ritrovarsi, può sentire vibrare un'emozione profonda. La persecuzione, l'essere vittima, il sentirsi accusati di qualsiasi cosa, o il sentirsi, come dire, messi sotto processo, e la rivendicazione invece di un'identità e di una, anche di una libertà, di un'autonomia. Naturalmente però dietro questo non c'è, come dire, semplicemente un filo politico femminista, no, niente di tutto, c'è invece una meditazione esistenziale. Meditazione esistenziale ovviamente che non è che viene scoperta in questi testi, parte già da quella prima dedica, prima plaquette, poesie, già lì c'è una meditazione esistenziale che qui diventa ancora più, come dire, più ampia. Raggiunge un orizzonte, diciamo, più oggettivo, quello appunto della rappresentazione drammatica. Allora, per esempio, c'è queste parole belle di Costanza, cito a un certo punto, inizia questo libretto con il canto suo proprio, diciamo all'incirca siamo nella terza stanza, nella terza strofa, come parlando con un assente, dice la didascalia, dice Costanza, chiudo gli occhi, cara è l'impronta del passo che è passato, i confini dell'assenza, certi quanto e più del contorno della tua presenza, così diverso il nulla che precede dal nulla che succede l'esistenza, di mezzo l'esatto contorno della vita, Giulio, marito, no, che è scomparso, fa che io ti dica, il vuoto ha per contenuto ora la forma pura della tua orma, forma pura della tua orma. E questo mi piace sottolinearlo perché Silvia in tutte le poesie da sempre, come dire, ha una straordinaria attenzione proprio formale, linguistica, espressiva. Mi affaccio alla finestra, guardo per ore le strade larghe, il cielo di cenere, le nubi che scivolano come salme senza nome. Come mansueto il cielo d'inverno sui cortili ovattati, sulle araldiche impennate dei cancelli. Lascia udire il fruscio ferroso delle mie foglie di gelo. Milano incanta, ondeggiata di bianco, il bordo di terra rigonfio di neve, come un labbro che non ride. Nell'aiuola spicca l'ovario scarlatto di una rosa, sommessa voluttà di una promessa, e così continua. E poi un canto che a un certo punto si ferma davanti a delle voci spezzate, che sono le voci delle male lingue, no? E poi riprende invece nella scena seconda con questo immaginario processo, no? Che lei spiega, l'autrice spiega nella nota alla fine del testo, immaginario processo, nella quale ha voluto, come dire, riassumere un po', sintetizzare concisamente la vicenda della povera Costanza. Dunque, questa fase centrale, non vorrei dimenticare di citare neanche questi bei versi che Silvia mi ha portato sotto forma di fotocopie, però da tre temi con variazioni, ma è praticamente un premio letterario dove tu sei stata segnalata, sono tre temi con variazioni, ma sono dei bei versi, ma da tre temi vuol dire che ci sono altri versi, hanno messo soltanto questi? Ah, perfetto, va bene comunque. E c'è una, tra l'altro, una nota molto bella di Franco Loi, ecco, tanto per dire,
l'attenzione, no? Che ancora siamo nel 2004, questi libretti da sala, libretti di sala che ho citato sono del, scusate, 2003 per Voce Sola, 2009 nell'Alba dell'Umano, e del 2004 è appunto questi versi che furono premiati poi a un premio dove in commissione sedeva anche Franco Loi. Dunque, e arriviamo ora, ci avviciniamo alla Strada Bianca, non vorrei aver letto troppo, dai, altri 5 minuti, ma tanto le cose più importanti l'ha detto Roberto, ecco, io ero, è solo una lunga appendice la mia. Allora, ecco, allora, e questa terza parte mi ha colpito, come dire, questa, come se a un certo punto si rigenerasse, come se lasci una strada e ne prendi un'altra, però senza che le precedenti si, delle precedenti sia scomparsa la memoria, tutt'altro, perché vive in questo. Cosa succede? Dal 2009, del 2009 e nell'Alba dell'Umano, nel 2009 partono anche, cominciano, almeno per quello che mi trovo io così tra le mani, cominciano queste bellissime plaquette curate da Vivarte, dove comincia però anche la collaborazione, ormai possiamo dire decennale, tra Silvia e Oliviero. La prima è Come ti importa, sono dei versi accompagnati da una bellissima tavola di stampa di Oliviero, poi Nel bianco smalto che è la luce del mare, qui però c'è anche Silvia Colasanti, ecco, che fa una... sì, il testo musicale, appunto, e siamo nel 2011, poi abbiamo dei calendari bellissimi, sembrano calendari, sembrano delle cose occasionali, ma vedrete che non sono cose occasionali, perché calendario 2017, non so se poi ci sono anche altri anni, calendario 2018, attenzione, nel 2018 le stagioni però sono 16 testi che, scusate, qui ho preso un po' di appunti. Allora, sono 16 testi con delle illustrazioni di Oliviero che incornicia il nome, la lettera iniziale di ciascuna stagione, quindi la P, la E, eccetera, eccetera. Ecco, 16 testi in cui sono contenute, come dire, le caratteristiche, le qualità evidenti delle stagioni. Questo è come una sorta di cammino lento, irreversibile, possiamo dire, questo accostarsi, è un accostarsi continuo, ineluttabile, verso un discorso sempre più naturale, un recupero della naturalità, della naturalezza anche, che però abbiamo visto era già nelle prime, per esempio in Dediche, in alcune poesie di Dediche. Si sentiva anche benissimo in Arietta con da capo, praticamente come se la poesia di Silvia acquistasse, come dire, ormai il suo ubiconsista, ma meno di una sorta di tematico. È come se ormai il paesaggio con la natura, ovviamente la natura, con le presenze umane rare ma significative, diventassero uno scenario fondamentale, necessario, una scenografia essenziale. E quindi il discorso sulle stagioni, che prosegue ancora nella Strada Bianca. Qui ci sono nelle stagioni, però, nelle stagioni della Strada Bianca abbiamo letto due testi, uno per settembre e l'altro sull'autunno, ma poi ci sono anche altre stagioni. Lì sono 12 testi, quindi 12 come le stagioni. In verità le stagioni sono, forse sono anche più di 12, poi qualcuno dirà ora sono diventate molto meno le stagioni, oppure cambiano le stagioni, noi fra un po' tornerà l'inverno senza passare dall'autunno. Comunque sia, c'è una poesia molto bella, ci sono diverse poesie belle, però una poesia molto bella che mi piacerebbe leggere, perché è la quinta delle stagioni, perché è quello che dicevo prima, cioè il discorso, e siamo all'inizio dell'estate, c'è una bella lettera E di Oliviero, e all'inizio dell'estate lei ritorna alla stagione, la poetessa ritorna alla stagione, ma non è che ritorna alla stagione, come dire, astratta, non è la stagione, dico con tutto il rispetto, astratta di Vivaldi, no, è una stagione fatta di emozioni, di ricordi, di affetti. E allora dice: torno alla vecchia casa di campagna, non so più da quanti anni chiusa, il gelsomino che rampica sul porticato è secco, il gelo ha bruciato le radici, dietro le imposte che non chiudono sbattono i vetri alle finestre, la lampada che pende al filo nudo al clic ancora accende. Apro la madia, la tazza di terraglia bianca, riconosco al suo posto, illesa, ancora lì dov'era.
Chissà come ha resistito a tanta furia di abbandono, di tanta solitudine, chissà dove nasconde la bianca piccola ala offesa. Bellissima. E allora è un ritorno, è un'estate che si materializza, si concretizza in un ritorno ad una casa di campagna, no? Che è possibile, insomma, uno preferisce tornare d'estate quando il caldo consente, piuttosto che d'inverno magari scivolare in una pozzanghera o su una o in un fosso gelato. Però si fa strada anche, o meglio, si fa strada, emerge con chiarezza, si fa strada, ho usato la parola strada perché arriviamo alla strada bianca, quello che è il tema centrale, è quello del tempo. Lo avevo già, come avevo scelto già una poesia sul tempo, e c'è una poesia sul tempo che è la numero 7, io ho detto speriamo che non scelga la numero 7 Roberto, e infatti ha scelto la 8 e la 9. Allora, è... Come dire, ora voglio dire ungarettianamente, il sentimento del tempo c'è dentro, no? Il sentimento del tempo è una bellissima raccolta di Ungaretti, ma una delle più belle del Novecento, dove c'è certamente il sentimento del tempo, ma il sentimento del tempo è vissuto attraverso le stagioni, attraverso la natura, attraverso i cieli, anche attraverso ovviamente quello che resta di Roma, quello è molto romana, è piena di Roma nel sentimento del tempo di Ungaretti. Ecco, e qui voglio leggere questa poesia, se, non so se avevi già pensato di leggerla, ma ecco, perché in questa poesia questo sentimento diventa nitido, diventa evidente, scalda praticamente di una cordialità, di una giovialità, ma anche di una speranza. È come se l'io poetico, diciamo così, l'io poetico non guardasse con diffidenza, con paura al trascorrere del tempo, ma lo amasse. Sentisse quanto sia necessario per noi, un atteggiamento probabilmente anche molto pavesiano da dialoghi con Leucò, quando Pavese in diversi dialoghi dice, parlando quando gli uomini si confrontano con gli dèi, dicono gli uomini o anche diciamo sebidei, dicono no, ma la superiorità degli uomini rispetto agli dèi è che gli uomini sanno cos'è il tempo e gli dèi non lo sanno. La leggo. Ho visto il tempo nello scivolare dell'ombra lungo il muro assolato, nella distanza esatta tra lampione e scalino di pietra, su per il vicolo del vecchio borgo, così intatta dopo anni che non so contare. L'ho visto infierire sulle povere cose, nel moto triste e cieco delle onde, nel tremare dell'erba quando sente arrivare la sera, nell'ultimo raggio di sole che dura per poco ancora sulla cima dell'olmo, poi dispare anch'esso e tutto lascia la sera. Ho visto il tempo nel tuo volto, sul letto d'ospedale, farmi male e poi lento suo farsi puro sentimento. Ecco, ecco, il tempo che trascorre negli oggetti naturali e poi trascorre nei volti, qui siamo davanti forse anche a un episodio, come dire, drammatico, e che raccoglie però, come dire, il senso della nostra esistenza. Chiudo, anzi vado alla conclusione rapidamente, il cammino che noi abbiamo intrapreso dalle poesie che avevano questo verso lungo, abbracciante, no? Che c'è accogliente, abbracciante, qui invece diventa un verso sempre più, non so se io nella mia lettura sono riuscito a renderlo, più spezzato, più franto, ma anche molto maturo, e comunque quello che sento sempre, come dire, e che già in questi versi, è la straordinaria attenzione alla musicalità, alla forza fonetica delle parole e anche semantica naturalmente, alla scelta precisa delle parole. Penso ora sarà insomma anche un po' inutile dirlo, ma siamo davanti a una poetessa assolutamente matura e io le auguro ora una raccolta capace in qualche modo di, come dire, di prendere insieme tutte queste varie placchette che qui prendendole in mano si disperdono, no? e presentarci, come dire, un frutto veramente interessante. Ecco, grazie della vostra attenzione. Ecco, adesso è il momento, grazie al professor Ritrovato, è il momento di vedere i nostri autori
come hanno sentito questa vivisezione che gli è stata fatta e vediamo quali sono le loro reazioni. Prego, Oliviero Gessaroli, il nostro artista. Posso dire che sicuramente avremmo avuto qui, se fosse stato possibile, un altro grande intellettuale del Novecento, Livio Sicchirolo, del quale ricordo le grandi battaglie per conservare le strade bianche delle nostre terre, no? Che quindi voleva dire che avevano un valore, che per fortuna oggi abbiamo visto ancora salvato. Prego. L'ho conosciuto molto bene. Niente, buonasera a tutti e naturalmente come autore di questi dipinti che fanno parte di questa plaquette, di questo libro Plaquette, e anche come direttore della rivista Vivarte, Urbino Vivar, molti la conoscono anche come Urbino Vivarte, innanzitutto voglio ringraziare il magnifico rettore Gilberto Stocchi per questo momento culturale dedicato appunto alla nostra opera. E un ringraziamento naturalmente anche a Salvatore Ritrovato e a Roberto Rossi per la parte critica e soprattutto anche per le belle parole che ci hanno rivolto anche per il nostro lavoro. Allora, innanzitutto io non sono uno che parlo tanto, ma non amo molto parlare di me e delle mie cose, però quello che mi preme ricordare è l'amicizia che c'è tra Silvia, perché dura da tanto tempo e da parecchi anni. Vorrei ricordare appunto che il nostro incontro nel 2007, proprio quando nasce la rivista Vivarte, con Silvia, che incontrai per mezzo anche di amici comuni, gli chiesi un contributo scritto per la rivista e pubblicammo nel secondo numero della rivista alla fine dell'anno un suo pensiero sulla poesia. Tre punti, mi ricordo benissimo, sono delle riflessioni soprattutto, adesso rileggendo in questi giorni, in questo articolo, sono delle riflessioni sulla poesia e proprio in questa occasione abbiamo anche pubblicato tre poesie sue. Poi la collaborazione con Silvia continua, con Vivarte, ma poi in seguito anche con le plaquette dei quaderni di Vivarte. E quello che mi preme ricordare soprattutto è la plaquette, quella che ha ricordato appunto nel bianco smalto che ha la luce del mare. Ecco, questa qui è una plaquette che proprio unisce la rivista Vivarte, perché la rivista Vivarte parla e si occupa di arte, letteratura, musica e anche scienza. E con questa plaquette, che è una plaquette a tre mani, dentro c'è stata pubblicata una poesia di Silvia con un breve scritto, una mia opera, ma anche un'opera musicale della Silvia Colassanti, che è una compositrice, una giovane compositrice. Per cui, ecco, queste tre mani, diciamo, hanno fuso in un modo o in un altro quello che vuole essere anche la rivista Vivarte, proprio fondere, diciamo, tre pensieri, tre modi di vivere, tre modi di guardare il paese, di guardare un pochettino la nostra vita, diciamo. Per cui, con l'atmosfera di queste tre opere, proprio e anche con e soprattutto nel modo anche perché l'uomo è fantasioso, per cui se appunto non c'è la fantasia in noi, non ci può essere delle opere per cui la fantasia appunto unisce l'arte, la musica, fa crescere queste. Allora, ritornando a noi, ecco, volevo dire a Silvia che la ringrazio moltissimo di questo modo di lavorare anche insieme, proprio perché ci ha dato un contributo per far crescere la rivista, per far crescere anche i quaderni di Vivarte. Per cui, ecco, io mi fermo qui nel ringraziare veramente a Silvia e anche a tutti voi presenti. Grazie. Ecco, Dino Buzzati, quando gli dicevano che faceva il pittore per hobby, lui rispondeva no,
la pittura è il mio mestiere, io faccio il giornalista per hobby, è un hobby che mi dà da vivere però, quindi forse per Oliviero Gessaroli è così, il suo mestiere è la pittura e l'università è l'hobby che gli dà da vivere. Vediamo se anche per Silvia Cecchi è così, se il suo mestiere è la poesia oppure altro. Prego Silvia Cecchi. Allora io ringrazio tutti, ringrazio il magnifico rettore per aver accolto questa proposta che abbiamo improvvisato con Oliviero, ringrazio l'amico che stimo per le sue qualità umane, per la sua finezza intellettuale e culturale, Roberto Rossi, che questa sera ha dato veramente una delle cose più grandi che potesse dare per il nostro lavoro, che poi conosce sì da qualche mese insomma, ma insomma da poco. Ringrazio il professor Ritrovato, l'amico, ormai abbiamo deciso di darci del tu, perché mi ha fatto scoprire cose di me che non conoscevo. Quindi lo ringrazio moltissimo, anche perché la nostra amicizia è recentissima. Una piccola nota tecnica: ogni anno è uscito qualcosa, per cui alcune lacune sono dovute proprio alla non volontà di riempirlo di cose. Naturalmente il ricercare continua. E allora sono immensamente grata a Oliviero Gessaroli per la qualità della sua arte, che ritengo molto alta e che io ho scoperto anch'io gradualmente, perché è un uomo riservato, riottoso, schivo, e quando ho visto però le sue opere, diciamo i suoi dipinti, le pitture, che poi possono essere a cera, ad acquerello, a varie tecniche, è veramente mozza il fiato. L'impatto diretto, il colpo d'occhio con queste immagini è veramente bellissimo. Conoscevo la raffinatissima grafica, ma non aveva la presa su di me che hanno queste ultime opere, che poi hanno delle ascendenze, come ho scoperto ospite a casa sua un giorno, in cui mi ha mostrato, diciamo così, la genealogia della sua attuale scrittura. Poco riesco a dire, perché faccio appunto un altro mestiere dove parlo molto. Di me non so parlare molto, parlo molto poco, e penso che non si debba parlare molto, perché chi parla molto di sé vuol dire che non è riuscito a fare dell'oggetto comunicativo, in questo caso diciamo poetico tra virgolette, se la parola non è alta, non riesce a fare l'oggetto che condensa la volontà di comunicare qualche cosa. Inutilmente correggerei questo difetto con delle parole esterne che, ripeto, non rimedierebbero a questa lacuna. Dunque leggerei qualcosa, uno o due poesie, le altre sono state lette. Mi sono accorta in questa carrellata, diciamo così, in questo ripercorso fatto dal professor Ritrovato, mi sono accorta che la mia onda lirica è sempre stata eccessiva, e la mia lotta è stata sempre quella di asciugarla. Probabilmente l'accorciamento del verso è stato una delle strategie involontarie, o consapevoli forse, se non mi ricordo bene, è comunque una delle strategie di rasciugamento del verso per essenzializzare anche il pensiero. E ricordo che uno scrupolo simile se l'era posto anche Oliviero, nella mente, anche Guarnieri. Adriano Guarnieri mi chiese un testo asciutto, perché essendo lui iperlirico mi chiese dei versi brevi, perché aveva bisogno di un recupero classicistico dall'espressionismo che era nella sua vocazione. Ognuno di noi ha una indole che lo porta naturalmente a un tipo di espressione. Quando ha bisogno di correggere il tiro, vuol dire che vuole essenzializzare anche la ricerca interiore ed estetica. In un certo senso io scrivo da quando sono piccola, scrivo perché c'è del pensiero nella mia scrittura. Per me una visione del mondo, che la mia personale visione del mondo, che è quanto ciascuno di noi cerca di darsi, perché il senso della vita è nella visione del mondo che riusciamo a darci, passa attraverso il pensiero poetico. Poi passa anche molto attraverso la mia professione, che io amo immensamente,
quindi il gioco dei mestieri non lo vorrei rievocare perché mi sembrerebbe nel mio caso meno serio. Io amo, sono appassionata del mio lavoro e il mio lavoro mi ha aiutato molto ad una visione del mondo, però la mia natura mi porta a cercarla nella poesia, perché nella poesia c'è un accesso e un contatto con il profondo di noi, così sintetico, così immediato, così intuitivo, che probabilmente in altre attività della vita non raggiungerei allo stesso modo, non so dirlo altrimenti. E mi è venuto in mente, anche perché Olivier ha ricordato un interventino di poetica, chiamiamola così, pubblicata sulla rivista Vivarte, in cui citavo, tra l'altro, perché il tema era, se possibile, la poesia al femminile, questo era un po' il tema, citavo un argomento, un passo sempre meraviglioso di Saint-Exupéry, il quale ravvisava nell'arte, soprattutto nella poesia, nello scrivere, nella poesia, una qualità che lui giudicava seria, ma al tempo stesso molto gaia, e cioè quella di collegarsi, di comunicare con gli altri, e poi aggiunge di essere responsabili per il mondo, per le cose del mondo e per le persone. Posso dire, se riconosco un itinerario all'interno di me, che il mio itinerario mi porta sempre di più ad una responsabilità verso l'altro. Ha ragione quello che ha detto Roberto, senza l'altro non scriverei. Lo sapeva Saint-Exupéry quando diceva quella piccola cosa, ma veramente folgorante, che ha scritto: forse se esiste un femminile in poesia, questo è il femminile. Sappiamo che femminile è relazione, è un fare per, vivere per, e questa è la proiezione, il conatus, diciamo, che avverto in me stessa quando scrivo, che l'abbia realizzato o meno. Ringrazio naturalmente Oliviero di questa collaborazione, intanto perché per collaborare su un fronte così delicato occorrono anche delle qualità personali, umane, speciali. Non può durare una relazione se non ci sono anche qualità comunicative nella vita ordinaria, non soltanto nel lavoro, che consentano la prosecuzione del lavorare. È un ricercare il suo e il mio, è un tentare di darci leggeri suggerimenti, stimoli. Ho imparato da Oliviero, anche recentemente, osservando il suo modo di lavorare, come anche un testo possa nascere attraverso una stratificazione, come nascono i suoi quadri. E quindi non preoccuparsi subito che quel momento sorgivo, che quel momento intuitivo che fa sì che si decida di scrivere una poesia, quella poesia, diventi testo. Cioè il testo può passare attraverso delle velature successive, e il suo fare pittorico ha molto insegnato al mio fare poetico in senso etimologico. Non voglio usare una parola che sento per me troppo alta, allora adesso leggo e chiudo. Allora, leggo ciò che non è stato letto. Accade quando osservo il mare lungamente e avanzo con lo sguardo sempre più a largo, palmo a palmo fin verso l'orizzonte. Da un certo punto in poi sento il bip che si fa sempre più fioco, rado, finché perdo il segnale di me. A poco allora mi sospingo più in là ancora, finché non odo più segni della mia presenza. E già sono l'altro dopo me e tutto intorno resta uguale. Credevi un giorno che dove sei passata restasse un segno, forse, sulla strada, che degli anni consumati a soffiare con furia sulla brace
sarebbe rimasta traccia, chissà, nella pupilla di un Dio, che del tuo respiro, rantolo e primizia, qualcosa restasse, un suono fioco nella memoria delle notti, flebile come il canto dei grilli nella landa su cui posa la luna. Ma la notte smemorata e anche la strada e il Dio, così mi hai detto, ed eri tu, proprio tu, mio padre. Avevi la stessa voce di questo tardo giorno di dicembre, dell'aria tutto intorno. Sentivo il peso caldo della tua mano sulla mia, ma la voce era così dolce. Oh sì, tanto più dolce delle parole del nulla, che io seguì questa, non l'altra, infinità. Grazie. Allora, intanto io vi ringrazio e quando ho detto quelle poche parole introduttive, tutti voi sapete che io sono un biochimico e quindi quando la prima volta ho incontrato sia Silvia che Oliviero ho subito pensato ad individuare qualcuno che potesse intervenire, poi c'è stata questa bellissima sorpresa di Rossi, quindi bravissimo. E ho detto due cose. Ho detto sicuramente saremo stimolati perché avevo colto due perle e queste due perle sono emerse davvero in maniera molto attenta, sottolineata da chi può fare un'analisi. Però adesso ascoltando Silvia mi è tornato in mente quando giovane biochimico, rettore Carlo Bo, io in un qualche modo avevo anche questo impegno quando il rettore Carlo Bo veniva in Urbino di prelevare il sangue per far poi le analisi all'ospedale e quindi poi il pomeriggio portavo questi risultati. Allora Carlo Bo non aveva le segretarie, aveva un bidello, i professori che volevano incontrarlo arrivavano in questa sala di aspetto e io in questa sala d'aspetto mi trovo con Umberto Piersanti. Con Umberto Piersanti che conoscevo così di vista anche perché io ero frequentemente negli Stati Uniti, preso dalle mie ricerche, e Umberto mi fa, tu cosa fai? Infatti io sono un biochimico, sai, gli esperimenti, in laboratorio, e io gli dico, sapevo chi fosse, tu cosa fai? Dice, sono un poeta. Ho fatto, straordinario, perché la poesia è un'espressione dell'anima. Che mi è venuta spontanea, poi ovviamente è cresciuta la consapevolezza, ed è vero, e mi ricollego a quello che diceva Silvia, cioè io credo davvero che sia un'espressione dell'anima, e un po' della nostra essenza, del nostro essere, poi c'è in mezzo tutta la nostra fragilità a comprendere la profondità di questa essenza, di questo nostro spirito, di questa anima, chiamiamola come magari riusciamo meglio a collocarla. Allora, davvero sono espressioni alte, come sono espressioni alte quella artistica, no? Proprio della pittura. E chiaramente io non sono né un poeta né un pittore, però c'è una cosa che mi colpisce. Mi colpisce la bellezza. E la bellezza realmente, come dire, è un qualcosa che magari può cogliere direttamente anche se uno non è un esperto di qualcosa. E devo dire una cosa che mi ha colpito, ritornando un attimo a quello che diceva Silvia, che è magistrato, il procuratore della Corte d'Appello. Nell'incontro dell'inaugurazione dell'anno accademico, lui ha usato un'espressione che mi ha colpito molto. Dice, io auspicherei molto nella bellezza della giustizia. Cioè la bellezza è qualcosa, è un tratto davvero distintivo che ci eleva. Allora chiudo perché quest'anno voi sapete che sono i 500 anni di Raffaello e non abbiamo potuto organizzare tutto quello che si desiderava fare, ma continueremo nel prossimo anno, però sicuramente
Raffaello ha espresso ai livelli più alti la bellezza. Quindi grazie davvero per questo vostro contributo. Beh, a questo punto a me non resta che interpretare, penso, il sentimento di tutti, ringraziando gli autori, i nostri ospiti, i critici che ci hanno davvero fatto passare un pomeriggio pieno di forti sensazioni che sono sicuro rimarranno, ma rimarranno soprattutto se potremo avere per noi una copia di questa plaquette, che quindi potrete ritirare qui alla fine di questa giornata di cui vi ringraziamo. Grazie a tutti.